Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questa volta però dagli Stati Uniti d'America. In questo video vedremo un po' come ho passato i miei primi giorni qui. Parleremo un po' dell'orientation, di come sta andando con la lingua, della scuola e delle emozioni che gli student provano i primi giorni qui. Let's go! Il viaggio. Dopo un viaggio di 8 ore e mezza siamo atterrati a New York e non so se avete visto il video dell'orientation, comunque se non l'avete visto vi lascio il link qui nelle schede. Sono stati 3 giorni fantastici dal 19 al 22 luglio. Abbiamo visitato la città, abbiamo avuto degli incontri con i rappresentanti di CIE che ci hanno un po' spiegato il programma, le regole, cosa dobbiamo fare. Sono stati veramente 3 giorni fantastici, mi sono innamorato di New York, è veramente una città bellissima. Il 22, quindi venerdì, ognuno di noi doveva partire per la propria destinazione, chi per il Texas, chi per la California e chi per l'Indiana. Io sono partito con altri 3 ragazzi, di cui uno era sul volo con me, un'altra è andata sempre in Indiana, però più a nord. Ciao Raffaella, so che stai guardando questo video. Siamo partiti alle 15 dall'aeroporto di Newark e siamo arrivati alle 18 qui a Louisville. Quando sono arrivato all'aeroporto c'era la mia famiglia ad aspettarmi con un cartello Welcome Lorenzo to the USA. Ed è stato veramente un momento emozionante incontrarli per la prima volta finalmente di persona e dopo averli visti soltanto attraverso un PDF e un'application. La lingua. Con la lingua sta andando bene, riesco a capire molto bene quello che dicono. Oggi che sto registrando il video sono 21 giorni che sono in America, quindi ho cominciato a farmi l'orecchio su come parlano, riesco a capire. Ho un po' più difficoltà sul parlare perché comunque l'inglese che ci insegnano a scuola è l'inglese, diciamo, base, però pian piano ci stiamo riuscendo. I primi giorni. I primi giorni sono passati. Emozioni. I primi giorni ero affetto da un bipolarismo, praticamente ero diviso a metà. Una parte che dicevo wow, qui è tutto fantastico, e l'altra che diceva no, io voglio tornare a casa, riportatemi a casa mia, nel mio letto, nel mio bagno. I primi giorni, devo dire, sono stati abbastanza difficili da questo punto di vista. Appena c'era un momento libero in cui restavo da solo qui in camera, pensavo all'Italia, pensavo alla mia famiglia. Adesso poi, con il passare del tempo, adesso questa è la 3ª settimana che sono qui, trovi cose da fare e praticamente non hai più tempo di pensare all'Italia. Sì, alla sera prima di chiudere gli occhi pensi, oh ma cosa stanno facendo gli altri in Italia? Stanno dormendo perché è notte fonda, però non hai così tempo di pensare all'Italia e di farti venire nostalgia. Quindi direi che adesso sta andando bene. Prime impressioni che ho avuto sull'America: tutto è enorme, le case, le macchine, le strade, tutto è enorme. Le persone sono molto nice, come si dice qui, sono molto amichevoli, socievoli, tutti per strada ti salutano e anche a scuola tutti salutano. America, sono in America, finalmente, dopo anni che sogno di venire in America, sono qui. E devo dire che ogni tanto mi fa strano pensare di effettivamente essere qui, star vivendo il mio sogno dopo mesi e mesi che in Italia pensavo, desideravo e volevo fare questo anno all'estero. Mi ricordo, ho impostato il countdown sul mio telefono
che segnava meno 270 giorni, quindi quasi un anno fa. E questo mi sembra ieri, eppure sono qui da 21 giorni in America, dall'altra parte del mondo. Wow. La scuola qui è già cominciata, è cominciata il 27 luglio. Il giorno prima di andare a scuola sono andato con la mia host mom dalla counselor a scegliere le materie, e ho scelto fisica, tedesco, web design, precalculus, che sarebbe matematica, inglese, governo americano e anatomia. Vi parlerò però della scuola in un prossimo video che farò nei prossimi giorni e che pubblicherò penso la prossima settimana, quindi non vi anticipo niente. Se avete qualsiasi domanda a cui volete che io vi risponda, com'è l'America, come ti sei trovato i primi giorni, le tue emozioni, qualsiasi cosa voleste sapere, scrivetelo nei commenti qua sotto, contattatemi su Facebook dove volete e cercherò di rispondere in uno dei prossimi video. Se volete sapere qualche informazione in più sul mio anno all'estero, andatevi a rivedere i video precedenti che ho già caricato, cominciando da quello dell'orientation, che è quello che ho caricato 2 settimane fa. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo settimana prossima. Ciao!